Salve a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Dunque oggi torno ad occuparmi della rubrica Tic Tac Club e quindi si parla di meccanica. Andiamo avanti nel nostro racconto e l'argomento che vogliamo analizzare è lo scappamento ad ancora e del bilanciere. Dunque sarà un racconto diviso in due puntate. Nella prima la protagonista principale sarà proprio l'ancora e andremo a vedere come lavora con lo scappamento da un lato e con il bilanciere dall'altro. Poi inizieremo a vedere più da vicino il nostro bilanciere ed alcune sue proprietà fondamentali. Quindi partiamo subito con il nostro racconto. Ed eccoci qua. Dunque, nel primo video della rubrica Tic Tac Lab, cioè quello in cui parlo del funzionamento di un orologio meccanico a carica manuale, vi ho spiegato come la forza motrice che parte dalla nostra molla viene trasmessa ai ruotismi fino ad arrivare alla ruota scappamento, che è questa qua, la quale, se fosse libera, ovviamente si muoverebbe di un moto rotatorio e continuo. Il sistema ancora scappamento fa sì che venga trasformato questo moto rotatorio continuo in un moto intermittente, un moto alternato, quindi. Abbiamo visto come l'ancora, tramite i due rubini, lavora sulla ruota scappamento e liberi un dente alla volta dello scappamento stesso. Durante questo lavoro, quindi, ogni volta che viene liberato un dente e bloccato il dente successivo, la coda dell'ancora cambia posizione da destra a sinistra con uno scatto netto, trasmettendo un impulso di forza. Quindi siamo arrivati qua, ovvero alla coda dell'ancora, ed abbiamo ora un moto alternato tra due posizioni che per semplicità chiameremo posizione destra e sinistra. A questo punto è necessario che intervenga un organo regolatore, ovvero un dispositivo che detti i tempi, ovvero una sorta di metronomo che metta ordine. Mi spiego meglio: questo moto alternato che abbiamo ottenuto, quindi il moto alternato della coda dell'ancora, insomma, che abbiamo ottenuto, deve avere due fondamentali caratteristiche. La prima è che deve essere ordinato, quindi ogni spostamento dell'ancora deve essere uguale agli altri. E la seconda, che il tempo che intercorre tra uno spostamento e l'altro non sia casuale, ma sia una frazione esatta del secondo. Quindi questo compito fondamentale è svolto dal bilanciere. Vediamo ora un po' come è fatto il nostro gruppo bilanciere spirale. Allora, lo guardiamo girato, quindi lo stiamo vedendo da sotto. Allora abbiamo l'asse in acciaio, chiaramente che le cui estremità sono delle punte finissime, più sottili di un ago, che si innestano nei rubini per ridurre il più possibile gli attriti. Su questo asse è innestato il volantino, che è la parte che noi vediamo ed è di ottone, il volantino del nostro bilanciere. E poi abbiamo la parte sottostante, che è questa, che si chiama plateau, sulla quale si trova il dente, che è un rubino, che è il dente che va a lavorare nella coda dell'ancora. Nella parte superiore del bilanciere, quindi lo giriamo ora, vi è questo avvolgimento, che è la spirale, che è innestata sull'asse del bilanciere tramite la virola, che non è altro che un anello di ottone che va ad agganciare quindi la spirale sull'asse del bilanciere. Poi dopo abbiamo questa parte qua che è l'aggancio della stessa spirale sul ponte. Quindi questi sono gli elementi base che lo compongono. Come abbiamo visto nel primo video, il dente del bilanciere, che quindi si trova qui nel plateau, si va ad inserire con molto gioco, quindi non ad incastro assolutamente, ma con molto gioco, si va ad inserire nella coda dell'ancora. E ogni qualvolta essa, l'ancora, cambia posizione nel suo moto alternato da destra a sinistra, questo
conferisce un impulso al bilanciere mettendolo in rotazione e quindi allontanandolo. Ora lo andiamo a montare e vediamo un po' il funzionamento. Allora, abbiamo montato il nostro bilanciere. Dal momento che la molla è scarica, come vediamo, è fermo. Se noi lo mettiamo in rotazione, lui comincia ad oscillare, ma le sue oscillazioni tendono a smorzarsi e piano piano lui si ferma. Questo perché? Perché la spirale, che come dicevo è una molla, tende a richiamarlo verso il centro, la posizione di centro, fa sì che l'oscillazione del bilanciere che noi gli diamo artificialmente, no, spingendolo col dito come in questo caso, venga smorzata fino a fermarsi per via degli attriti. Questo perché il bilanciere non riceve impulsi, non riceve un moto, dalla coda dell'ancora, l'impulso che gli dà il moto, diciamo così, perpetuo, tra virgolette. Caricando l'orologio in questa maniera, ecco qua, come potete vedere, dopo poco il bilanciere si è messo in moto, perché noi abbiamo messo in tensione i ruotismi, abbiamo messo in tensione lo scappamento, il quale ha mosso l'ancora. L'ancora ha iniziato il suo lavoro di liberare un dente alla volta, quindi la coda dell'ancora di conseguenza sviluppa quell'impulso sul dente del bilanciere tale per cui il bilanciere possa avere un moto continuo e quindi non più smorzato, non si fermerà più fino allo scaricamento della molla. Quindi, e come dicevo, allora cosa avviene? Che praticamente allora i rubini dell'ancora liberano un dente dello scappamento e bloccano il successivo, come abbiamo detto tante volte. E la coda dell'ancora dà l'impulso, conferisce l'impulso al bilanciere. E partiamo da una posizione, ad esempio, mettiamo che la nostra coda dell'ancora si sposta verso destra. Il nostro bilanciere quindi farà una rotazione verso destra. Ad un certo punto, quando è nel punto massimo della sua rotazione, la spirale, la tensione della spirale, riuscirà a vincere l'inerzia del bilanciere e lo riporterà verso il centro. Quando il bilanciere torna a passare di nuovo verso il centro, toccherà leggermente la coda dell'ancora di nuovo, la quale schizza sempre in maniera repentina verso sinistra, conferendogli di nuovo l'impulso. Il bilanciere stavolta farà la sua rotazione, la sua oscillazione verso sinistra, per poi essere chiaramente richiamato di nuovo dalla spirale verso il centro, e quindi il processo si ripeterà alternativamente fino, come dicevo, ad esaurimento della molla. A questo punto, come abbiamo detto in precedenza, quindi il bilanciere svolge il compito di regolatore, di metronomo, e deve far sì che il moto alternato dell'ancora segua una tempistica sempre uguale e ben determinata. Pertanto il bilanciere deve avere una caratteristica fondamentale, ovvero essere isocrono. Allora, cosa significa isocrono? Significa che il tempo impiegato dal bilanciere nel compiere un'oscillazione è sempre costante, indipendentemente dall'ampiezza dell'oscillazione stessa. Dunque, se il nostro bilanciere, vi faccio un esempio, oscilla con un angolo di 300 gradi, giusto? La sua angolazione massima nell'oscillazione è 300 gradi ed impiega, per esempio, un quinto di secondo per completare questa oscillazione di andata e ritorno, perché quando si parla di oscillazione si parla centro, oscillazione massima, punto massimo e ritorno verso il centro. Quindi 300 gradi impiega un quinto di secondo. Lo stesso bilanciere impiegherà sempre lo stesso tempo di un quinto di secondo anche per compiere un'oscillazione di 180 gradi. Questo chiaramente significa che nel primo caso, dovendo compiere più strada, avrà una velocità angolare maggiore. Ma la cosa importante, quindi l'isocronismo di un bilanciere, è il fatto che indipendentemente dai gradi che lui compie
nella sua oscillazione, nell'ampiezza della sua oscillazione, il tempo impiegato, quindi il periodo dell'oscillazione, deve rimanere costante. Quindi se impiega un quinto di secondo, sempre un quinto di secondo deve essere. E questo è fondamentale perché l'ampiezza dell'oscillazione, quindi i gradi, non è mai costante durante la vita di un orologio, perché dipende dalla quantità di carica della molla, dallo stato della revisione, della lubrificazione. E però è fondamentale che il bilanciere, essendo il metronomo, come abbiamo detto, garantisca una regolarità, quindi il periodo che intercorre tra un passaggio e l'altro, quindi un'oscillazione tra un passaggio al centro e l'altro, deve essere sempre lo stesso. Poi, come abbiamo detto, l'altra caratteristica fondamentale è che questo periodo, quindi il tempo impiegato nel compimento di un'oscillazione completa, non sia un tempo casuale. Questo è determinante perché, come avrete ormai capito, ogni volta che il nostro bilanciere compie un'oscillazione e quindi passa per il centro, quindi va sulla coda dell'ancora, interagisce con l'ancora, chiaramente, la quale libera un dente dello scappamento. Liberando un dente dello scappamento, in termini pratici, significa che tutto il ruotismo qua compie un movimento, ed in particolare la ruota dei secondi, che è questa e che è collegata direttamente alla ruota scappamento, ovvio, no? Quindi ad ogni oscillazione del bilanciere corrisponde un micro scatto della ruota secondi e quindi della sfera dei secondi. Dato che essa compie un giro completo in un minuto, sarà quindi necessario che il tempo impiegato dal bilanciere per compiere un'oscillazione sia una frazione esatta del minuto e molto spesso è anche una frazione esatta del secondo. Ebbene, quando si parla di alternanze di un orologio, si parla proprio del numero di oscillazioni compiute dal bilanciere, che come abbiamo visto sono anche pari al numero dei denti liberati dello scappamento e quindi ai microscatti della sfera dei secondi. Per convenzione si parla di alternanze ora, quindi si prende come l'unità di tempo un'ora. E nell'orologeria moderna, almeno diciamo quella degli ultimi 150 anni, il numero di alternanze minimo è 18.000 all'ora, che corrisponde quindi al bilanciere più lento, mettiamola così. Ovvero il bilanciere che compie un'oscillazione ogni quinto di secondo. Dopodiché vi sono dei bilancieri che viaggiano ad un sesto di secondo, un ottavo di secondo, fino a un decimo di secondo, e in tal caso si parlerà di 36.000 alternanze ora, come nel caso del Primero, per esempio. Quindi, come abbiamo detto, quando si progetta un orologio si parte sempre decidendo il numero di alternanze del bilanciere. Proprio perché in base a questo andranno progettati anche i rapporti tra i denti delle ruote di scappamento e scappamento e relativi pignoni e la ruota secondi. Proprio perché bisogna fare in modo che ogni giro, diciamo così, completo della ruota secondi corrisponda a un minuto. Quindi in base alle alternanze del bilanciere, ovvero al numero dei microscatti che farà prima lo scappamento e poi la ruota dei secondi, si calcoleranno i denti delle ruote dei relativi pignoni, proprio per far sì che la ruota secondi si muova con la velocità del secondo e quindi compia un giro completo in un minuto, in 60 secondi. Questo è fondamentale. Quindi si parte sempre dal progettare il bilanciere e le alternanze dello stesso, quindi il numero delle oscillazioni che esso compie in un'ora, perché convenzionalmente si parla sempre di alternanze ora. Allora, per questa prima puntata ci fermiamo qui e vi do appuntamento alla prossima, nella quale andremo a fare un focus sul gruppo bilanciere spirale ed andremo a vedere come funziona la racchetta di regolazione. Pertanto, se l'argomento è di vostro interesse, mi raccomando,